sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera, sono le 19.01, buonasera dalla testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Iniziamo con uno sguardo a quella che è la notizia che emerge in primo piano, ci spostiamo subito a Torino dal sindaco. Le minacce non fermano Chiara Appendino, grazie a tutte e tutti per i messaggi di vicinanza e di solidarietà. Se qualcuno pensa di intimidirmi si sbaglia di grosso, lo afferma la sindaca di Torino a cui è stata indirizzata una lettera esplosiva. Avanti, aggiunge, più determinata di prima. Da parte mia, ribadisce, c'è massima serenità. Il sindaco lavora per la sua città. Questo ho fatto fino ad oggi e continuerò a farlo con maggior forza e determinazione. Non ho nessuna intenzione di alzare polemiche o inasprire i toni. Credo di aver fatto in questi 3 anni quello che un sindaco deve fare per la sua città. Così dunque il sindaco di Torino, Chiara Appendino. Veniamo alla nostra rassegna stampa della testata Pianeta Oggi TV, All News di Venezia. Dunque subito a taglio primo il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, quello che va in onda su un circuito seminazionale del digitale terrestre e per quanto riguarda la radiofonia sia in FM stereo che in AM. Dunque abbiamo il Pianeta Oggi Reporter che è dedicato alla tutela dell'ambiente, o meglio l'arte per la tutela dell'ambiente. Da Pordenone Centro intervista all'artista Gabriella Gonella insieme a Cristina Gattel, dove praticamente lei con la sua arte vuole difendere i suoi, diciamo così, gli alberi che vede davanti casa, nel suo quartiere, nella sua strada, che le amministrazioni vogliono eliminare. Quindi sentiremo un po' questa spiegazione, che non è una polemica, non vuole essere una polemica, precisa l'artista Gonella, ma vuole essere cercare di arrivare ad un dialogo con le istituzioni per poter in qualche maniera salvare più alberi possibili. Poi io aggiungo, con l'allarme inquinamento, soprattutto al Nord Italia, nelle città del Nord Italia, ecco che fondamentale è la presenza degli alberi. Gli alberi sono importantissimi, un filtro naturale. Se io potessi dare in questo momento voce ad un esperto, potrebbe spiegare, e ne avrebbe da dire tante, tutte le varie caratteristiche dell'albero per la tutela alla fine della salute delle persone. Qua ci stiamo facendo male da soli, aggiungo io. Poi abbiamo un articolo molto importante dal titolo Seminario Antimafia in Argentini, obiettivi comuni, ma l'Italia si appella all'assoluta indipendenza della magistratura, scritto da Jean-Georges Almendras. Poi ancora, 300.000 in piazza a Buenos Aires, a 43 anni dalla dittatura argentina, il popolo resiste contro l'autoritarismo, sempre di Georges Almendras. Poi ancora abbiamo la rubrica di approfondimento giornalistico di Margherita Furlan, giornalista indipendente da Roma, dal titolo Chi ha paura della Cina è un interrogativo. Poi 3 speciali di Pianeta Oggi Report, del nostro settimanale, curato dal sottoscritto, dedicati al dramma del Foibe. E su questi 3 speciali c'è veramente da riflettere, quello che non ha passato in quegli anni quella zona d'Italia. Poi altre cose da segnalarvi, dunque vediamo un po', c'è dell'altro, perché
sabato, scusate, domenica scorsa, domenica mattina, alcune associazioni della Gronda Lagunare di Venezia si sono mosse per andare a pulire l'isola di Campalto. Campalto è una cittadina nell'interveneziano, ridosso a picco proprio sulla laguna. Davanti potete vedere benissimo la città di Venezia, sulla destra il ponte traslagunare e poco più in là abbiamo questa isola. E qui il nostro settimanale ha dedicato un approfondimento che verrà trasmesso prossimamente nel digitale terrestre, non solo, anche ovviamente sull'emittente che ci sta ospitando anche in questo momento, Radio Saius TV. Dunque 19:06, a questo punto la linea torna a Radio Saius per la trasmissione Pianeta Oggi 20 nel mondo. Linea dunque, la parola dunque ad Alviano Appi, prego. Buonasera Massimo, e grazie sempre dello spazio che ci dedichi e un buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, questa sera faremo una puntata, diciamo, di ricerca, di indagine, di investigativa, potremmo chiamarla così. La facciamo con Gianpietro Mondin, laureato in scienze forestali, scusate, ma con uno spiccato interesse innanzitutto per le energie libere. Ricordiamo un paio di interessantissimi suoi interventi sulla figura del grande scienziato austriaco Viktor Schoberger. Ma anche una persona che si incuriosisce quando diciamo certe cose vengono presentate dalla scienza in modo poco chiaro, ambiguo forse potremmo dire, sicuramente poco chiaro, e quindi gli nasce così l'interesse di approfondire. E anche la voglia di condividere questi approfondimenti. Questa sera noi parleremo il tema un poco l'archeologia segreta, un'archeologia occultata, e cercheremo di capire come mai anche, ma innanzitutto mi sembra che il tema di questa sera sarà soprattutto sul ritrovamento di scheletri umani giganti, diciamo così. E quindi con Gianpietro io comincerei, Gianpietro, a chiederti come ti sei avvicinato a questo tema. Allora, intanto buonasera a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Allora, io ho cominciato a interessarmi di queste storie perché un paio d'anni fa mi è capitato di vedere in internet un documentario inchiesta di un giornalista sardo che intervistava persone che avevano visto questi scheletri, erano stati fatti degli scavi in Sardegna, erano tutti cittadini sardi, e raccontavano che avevano visto queste dimensioni ragguardevoli di questi scheletri, tutti tranquillamente oltre i 2,5 metri, e tutti quanti raccontavano che a un certo punto arriva la sovrintendenza, tra l'altro velocissima. Non ha lasciato molto spazio a fotografi o cose di questo tipo, porta via tutto e non se ne sa più niente. E a un certo punto uno dei testimoni oculari racconta che più di una famiglia intorno lì ha qualcosa di questi giganti, cioè hanno trafugato e si sono tenuti. Ovviamente non mostrano niente perché la cosa è reato, per cui. Allo stesso tempo leggo un po' di informazioni così, ufficiali che negano tutto, cioè fanno passare questi testimoni oculari per degli sprovveduti che hanno scambiato delle ossa di animali preistorici per ossa umane. E però la cosa che mi ha insospettito è: ma perché non mostrano quello che hanno portato via? Le mostrano e lì si può dire tutto, no? Guardate, queste sono le dimensioni, sono piccoli, sono esseri umani qualsiasi.
E invece non lo fanno, ma dicono che erano qualcos'altro, ma non mostrano cosa hanno portato via. E questo, francamente, mi ha subito fatto venire un sospetto. Sì, in qualche modo è anche sospetta se è dimostrata la celerità con la quale c'è stato l'intervento degli studiosi. Certo, certo. E anche il silenzio che dopo cala. È interessante vedere ad esempio alcuni articoli di giornali locali sardi, vediamo, qui ne avevo anche uno, dove intervistano il sindaco e questi tutti contenti perché chiaramente c'è un richiamo turistico non indifferente alla cosa, e dopo tutto finisce, tutto si spegne. Se per caso riesci a trovare l'articolo, volentieri anche lo leggiamo. Certo, la Sardegna, con la difficoltà che ha nell'ambito lavorativo, nell'ambito certamente è una regione che vivrebbe moltissimo proprio di natura, da un certo punto di vista, ma anche di reperti archeologici. Sappiamo che la Sardegna è ricca di queste cose. Non so se sei riuscito a trovare l'articolo, va bene, casomai sarà per un'altra circostanza. Sì, tra l'altro la Sardegna è un mistero enorme, con tutti i nuraghi, con tutti quei lavori che sono stati fatti anche di ciclopici, cioè quando guardi quei massi, come li hanno spostati e come hanno fatto, c'è davvero l'attrazione turistica sarebbe enorme per quei posti. E ti dicevo, a questo punto io ho cominciato a cercare in internet riviste, ho guardato soprattutto Nexus come rivista che si interessa di queste cose, ho cercato su alcuni libri e in effetti ho trovato parecchio materiale. Potremmo raggrupparlo in tre grandi insiemi: quello degli articoli dei giornali, quello delle testimonianze di archeologi e esploratori, e infine l'aspetto, diciamo, mitologico, che è quello lì, diciamo, è l'unico che viene accettato, tanto viene relegato come mitologia. Però non dimentichiamoci che fino a un centinaio di anni fa anche Troia era considerata mitologia. Tutta l'Iliade sembrava una costruzione fantastica su una città fantastica, e invece dopo c'è chi ha seguito l'Iliade come fosse una carta topografica e ha ritrovato Troia. Senti, allora, ci sono questi ritrovamenti che ci dici in Sardegna, ma unicamente, diciamo, relegati qui, oppure questi giganti, questi scheletri, ci sono ritrovamenti in altri posti? No, la cosa è molto più diffusa di quel che si pensa. Negli Stati Uniti, ad esempio, sono stati trovati a migliaia di questi tumuli, perché erano all'interno di tumuli. Nel Sud America pure, in Europa ci sono delle cose curiose che dopo vi dirò, e in Egitto è un'altra. L'Egitto, tra l'altro, è sicuramente l'area storicamente più indagata, più ricercata, più analizzata, e lì sono state trovate cose molto interessanti da questo punto di vista. E ci sono anche articoli recenti, difatti la notizia dei giganti è ritornata in seguito a un articolo comparso nel 2017 sulla Pravda, che raccontava di una tomba che è stata esposta, scoperta in Egitto, dove c'era uno scheletro di 2,10 metri, cioè non è un gigante. Molti giocatori della pallacanestro americani hanno quell'altezza lì, però ha riaperto il caso dei giganti, per cui c'è stato un discreto interesse giornalistico intorno a questo fenomeno. Sì, accennavi prima a degli articoli, a delle cose che ci sono, c'è qualche cosa che ci puoi partecipare così? Certo. Allora, dicevo che negli Stati Uniti
c'è stato, con l'arrivo dei coloni, dei bianchi, c'è stato la scoperta, diciamo, più pubblicizzata dai giornali dell'epoca. Da tenere presente che negli Stati Uniti c'era una caratteristica propria di tutti questi nuovi villaggi che si venivano a creare da parte dei coloni, che creavano questi annali delle contee. Questi annali delle contee non erano altro che dei diari che venivano tenuti dal prete del villaggio, dal medico, dalla maestra o dal maestro, dalle personalità, chiamiamole intellettuali, ed erano i racconti legati al villaggio. Si andava dal tornado che aveva devastato tutto alla scoperta di reperti archeologici stranissimi, e tutti parlano di questi tumuli. Erano delle specie di collinette dell'altezza sui 10-15 metri, dove loro o scavavano perché avevano bisogno di materiale edile per far strade, oppure doveva passarci la strada, oppure facevano una bonifica per utilizzare a livello agricolo, e trovavano questi scheletri enormi. E ci sono tanto di articoli, ad esempio, leggendo gli annali, guarda, ne proporrei un paio qua. Tra l'altro, questi giornalisti dell'epoca facevano notare che non erano indiani, perché dopo c'è stato un momento nella storia degli Stati Uniti che pensavano fossero resti indiani. Invece questi dicevano no, gli indiani hanno tutta un'altra corporatura, questi sono enormi. Vi leggo un paio di cose. Allora, questo è tratto da The History of Marion County dell'Ohio, redatto in base a resoconti passati, pubblicato nel 1883. Riscontri di un'occupazione di questa regione precedente alla comparsa degli uomini rossi, sarebbero i nativi americani, e all'arrivo dei bianchi, verranno trovati in quasi ogni angolo della contea, nonché nel nord-ovest in generale. Durante la rimozione di numerosi e profondi dirupi di ghiaia, eseguita per la costruzione e riparazione di strade e l'escavazione di seminterrati, sono stati reperiti scheletri umani a centinaia, alcuni dei quali di struttura gigantesca. Un cittadino della Marion County stima che nelle montagnole di tale contea ci fosse un numero di scheletri umani pressoché pari a quello degli attuali abitanti. E questo è uno. Adesso ve ne leggo un altro. Allora, questo qui, dell'antica storia, allora questo è stato pubblicato nel 1902, è la storia di Lake County. Dell'antica storia della regione che abbraccia Lake County si può scrivere ben poco. I costruttori di tumuli vi si erano insediati per poi andarsene senza lasciare alcuna lingua scritta, e ben poco anche come tradizioni. Questi tumuli erano alquanto numerosi. Gli scavi hanno portato alla luce le ossa sbriciolate di una razza possente. Samuel Miller, che risiede nell'area dal 1835, è l'autore delle dichiarazioni secondo cui uno scheletro alla cui riesumazione egli ha assistito era lungo poco più di 8 piedi. 8 piedi corrispondono a 2,5 metri. Il cranio grande in proporzione, mentre molti altri scheletri misuravano almeno 7 piedi, quindi siamo sempre sui 2 metri. E infine vi proporrei questo qui, invece è le Memorie di Township, pubblicato nell'Ohio nel novembre del 1858, e dice: a tale proposito vorrei far presente che Mr. Jonathan Brooks, il quale ora vive in città, mi ha detto che il padre Benjamin Brooks, il quale visse fra i nativi per 14 anni ed aveva una notevole familiarità con la loro lingua e le loro tradizioni, riferì a lui e ad altri che, secondo la tradizione dei nativi, la prima tribù ad abitare questo intero paese fu una razza di dimensioni assai grandi e dotata di barba nera. In seguito giunse una tribù o razza dalla barba rossa, che uccise o cacciò tutte le barbe nere, come le chiamavano loro. Qui è interessante, leggendo altri
resoconti di persone che hanno avuto contatto con i pelerossa e che hanno assimilato anche parte della loro cultura e soprattutto della loro lingua, quello che gli indiani raccontano di questi giganti, cioè, ne raccontano con molta tranquillità, non che abbiano fatto cose speciali, non c'è niente di mitico come invece c'è in tutte le nostre storie europee, no? Dalla Grecia alla Germania alla Gran Bretagna, che spostano montagne, fanno cose gigantesche. Questi dicono, diverse tribù dicono che sì, sono venuti, i nostri avi dicono che erano venuti, sono stati un po' con noi, poi se ne sono andati. Niente di... E questo mi dà quasi la più tranquillità nel pensare che effettivamente qualcosa è successo con queste razze particolari. Sì, allora guarda, adesso che parli di questo modo con cui gli americani, i nativi americani parlavano normalmente di questi ritrovamenti, di queste antiche civiltà, io vorrei dare un promemoria a quello che ci stai raccontando tu su questi giganti, a chi ci ascolta, se interessato, vorrei dire che il 28 aprile 2019 di quest'anno alle ore 15:30 il ricercatore Pier Giorgio Caria terrà proprio una conferenza al centro congressi Hotel Ca Bruniera via Villa Varda 4, quindi alle 15:30 del 28 aprile, e dopo magari a fine trasmissione ricorderò di nuovo, per dire che ci sono diverse persone che si stanno interessando a questo argomento, e rimanendo in America mi ricordo proprio, avendo visto una conferenza a suo tempo di Pier Giorgio sul tema, che c'erano delle costruzioni megalitiche in Perù, ma veramente delle muraglie impressionanti che sono state fatte con massi di diverse tonnellate l'uno, e che anche in Perù sono stati ritrovati scheletri giganti di misura ancora superiore a quella a cui abbiamo fatto riferimento finora in qualche modo. Non so se tu sai qualche cosa su questo argomento. Sì, ti fai riferimento al sacerdote cattolico Carlos Vaca? Sì, nel 1992 lui rese pubbliche alcune scoperte, ossa sostanzialmente, di umane, avevano tutte le caratteristiche dello stesso, solo di proporzioni gigantesche, appunto, che facevano pensare a persone molto più alte dei 2,5 metri, stiamo parlando di 3,5 metri, 4,5 metri addirittura. E io tra l'altro volevo a questo proposito far riferimento ad una testimonianza di quei preti che seguivano i conquistadores nel macello che hanno fatto i conquistadores in Sud America, e ce n'era qualcuno che più che all'oro e a predare era interessato alla cultura di questi popoli, e ha raccolto una serie di testimonianze, di racconti, di miti che sono particolarmente interessanti. Io ve ne propongo uno in cui dice, posso il microfono? Sì, ecco. Il grande Dio creatore decise di creare un mondo in cui far vivere gli uomini. Per prima cosa fece il cielo e la terra, poi cominciò a fare le persone che dovevano abitarla, scolpendo grandi figure di pietra di giganti che poi animò. In principio tutto andò bene, ma dopo un po' i giganti cominciarono ad azzuffarsi e a rifiutarsi di lavorare. Viracocha decise che doveva distruggerli. Alcuni li trasformò in pietra, il resto li annientò con una grande inondazione. Qua è interessante perché ritorna
torna il discorso del diluvio. Diluvio che poi alla fine, voglio leggervi un pezzo della Genesi, un piccolo pezzo della Genesi dove parla appunto dei giganti e della, chiamiamola, la decisione del Dio di eliminare questi giganti attraverso il diluvio. Io volevo anche accennare un po' a quello che è successo negli Stati Uniti, come mai non si trovano più questi reperti. Lì c'è stato la Smithsonian Institution, che è una specie di enorme magazzino di reperti archeologici, è labirintico, dove non ha accesso nessun giornalista, solo i funzionari governativi. Questi qua, si stima che nell'Ohio ci fossero, una volta che è stato occupato dai coloni, ci fossero 10.000 di questi tumuli. Sono stati tutti annientati, perché la Smithsonian Institution aveva il compito di raccogliere tutti questi reperti archeologici, ma nel farlo agiva come un bulldozer, cioè demoliva tutto e portava via. Dopo cosa ha fatto? Ne ha ricostruiti il 20% di quelli che c'erano una volta, per cui adesso paradossalmente quelli che si trovano non sono neanche quelli veri, ma sono ricostruiti ovviamente senza quello che c'era dentro. Però qualcosa, sai, non tutto si può nascondere, no? Qui c'è un articolo, ad esempio, che è comparso nel Worthington Advance il 18 novembre 1897, pagina 3, per cui nelle biblioteche si trova ancora, dove c'è la divisione dei tumuli orientali del Smithsonian Institution, che dice: come documentato nei registri ufficiali, gli agenti dell'ufficio di etnologia hanno esplorato oltre 2.000 di questi tumuli. Fra gli oggetti rinvenuti si trovavano perle in gran quantità, alcune delle quali di grandi dimensioni. Nei registri ufficiali è riportato che durante gli scavi in un tumulo dell'Iowa, come si pronuncia? Iowa, scusate la mia pessima pronuncia in inglese, gli scienziati hanno trovato lo scheletro di un gigante che, a giudicare dalle misurazioni effettuate in vita, doveva essere alto 7 piedi e 6 pollici, 2,30 m. Le ossa si sono sgretolate non appena esposte all'aria, intorno al collo aveva una collana di denti d'orso e sulle cosce si trovavano decine di perline di rame che probabilmente adornavano un gonnellino da caccia. E questo è Smithsonian Institution, che di fronte alle richieste ufficiali di ricercatori e giornalisti dice: no, non abbiamo niente di tutto questo, tanto per dire. Se posso vi leggo un altro, sempre questo invece è comparso sul Stillville Ledger, un giornale locale, stiamo parlando del 1933. La strana scoperta di un ragazzo in cerca di punte di frecce porta un avvincente mistero in questa cittadina del Missouri. Tutto è iniziato qualche settimana fa, quando Billy Harman è andato a caccia di punte di frecce. Senti che il taglio è proprio giornalistico, no? Ha estratto dal terreno lo scheletro completo di un gigante alto 8 piedi, quindi siamo a 2,70 m. La macabra scoperta è stata portata al dottor Parker e i resti sono stati disposti in tutta la loro enorme statura in un atrio del suo ufficio, dove si trovano ancora e rappresentano il più incredibile reperto mai esposto pubblicamente a Stillwell. Potrebbe rivelarsi utile l'aiuto del dottor Idlick, antropologo del National Museum di Washington ed eminente studioso di razze primitive. C'è anche una foto che questo medico ha fatto, ha preso il cittadino più alto che c'era nel villaggio, l'ha fatto sdraiare a fianco dello scheletro e si vede chiaramente che questo è di gran lunga più grande. Come si fa a dire che sono fantasie e sono abbagli presi? Tra l'altro qui c'è un medico, si è mosso un antropologo, cioè. E, è dura raccontare che sono fantasie o sono abbagli presi da gente sprovveduta. Sì,
Allora, Gian Pietro, magari prima di vedere se per caso ci sono nel nostro pianeta, ma lo avevi accennato anche, anche prima, altri luoghi, altri reperti, con quanto hai detto in questo momento noi ci potremmo porre, anzi ci dobbiamo porre la domanda come mai la scienza ufficiale, in questo caso quella archeologica, diciamo tace, manomette in qualche modo questi ritrovamenti, le prove, eccetera, eccetera. Io devo dire che avendo guardato qualche cosa su questo campo di cui stiamo discutendo in questo momento, ho trovato il National Geography, che ci ha abituato a bellissimi reportage, documentari di carattere naturalistico, eccetera, eccetera, liquidare in qualche modo, in modo semplicistico, diciamo questa storia, questo mito dei giganti. Devo dire, il National Geography è un po' una voce autorevole nel campo naturalistico, e un poco anche la rivista Focus riveste questo ruolo, e devo dire che anche la rivista Focus, che sono entrambe comunque, hanno una investitura di ufficialità, ecco, diciamo, in più occasioni ha dato adito a pensare che certe cose vengono risolte in modo troppo semplicistico e io direi addirittura ascientifico. Potrei ricordare una, da parte della rivista Focus, un servizio sui cerchi nel grano che era assolutamente incompleto, ma assolutamente incompleto rispetto alla casistica, alle profonde caratteristiche che i cerchi nel grano dimostrano. E quindi quello che io ti voglio domandare, tu che idea ti sei fatto? Perché c'è il mondo accademico che in qualche modo, quello diciamo, quello che ritroviamo oggi, questo mondo accademico, quello che è in cattedra in questo momento, che in qualche modo occulta tutte queste informazioni. Sì, qui posso fare solo delle supposizioni, dei ragionamenti sul tutto. Io ho come esempio l'età della Sfinge. Tu sai, no, la storia dei... Giusto, ne accenno, la Sfinge tutti dicono, già, o meglio gli archeologi, gli storici dicono che è comparsa nel 3000 avanti Cristo ed è legata a un determinato faraone e via di questo passo. Però un geologo, analizzando il corpo di roccia della Sfinge, analizzando il corpo di roccia della Sfinge, cos'è che ha visto? Ha notato degli evidenti segni di erosione da piogge. La cosa lo ha lasciato molto sorpreso, per cui non si è accontentato di una sua analisi, ma ha presentato la sua ricerca e le sue conclusioni a un congresso internazionale di geologi. E tutti erano d'accordo con lui, sì, è evidente, queste sono erosioni da acqua, da piogge, ma piogge per centinaia di anni. A quel punto il geologo ha detto, i geologi hanno detto, ma quando è che è caduta tutta questa pioggia su Giza? Si può vedere, la geologia in questo insegna, si va a finire a 10.000, 13.000 avanti Cristo. Questo scombina completamente tutto. È da rifare tutta la storia che conosciamo. Perché non sono più stati, vuol dire che non sono più stati gli egiziani, dei faraoni, ad aver fatto la Sfinge.
Ma allora adesso a chi crediamo? Ai geologi o agli archeologi? Se crediamo ai geologi, dobbiamo rivedere tutto. Se crediamo agli archeologi, lasciamo così come stanno le cose. Sta di fatto che questa scoperta dei geologi non è stata divulgata e viene taciuta, come vengono taciute anche queste scoperte di questi scheletri. I motivi possono essere diversi. Uno è, sai, non è piacevole dover dire pubblicamente abbiamo sbagliato tutto, abbiamo preso dei grossi granchi, abbiamo nascosto, perché c'è anche quel discorso, in Egitto hanno trovato mummie molto grandi, hanno trovato sarcofagi molto grandi, ci sono delle rappresentazioni di alcuni faraoni che sono il doppio come altezza rispetto agli altri. Quindi abbiamo nascosto e abbiamo sbagliato, non è facile. Dopo vuol dire anche rivedere alcune cose. Io a questo proposito, come ti dicevo prima, leggerei un pezzo della Genesi. Sì, prego, anche perché avevi toccato prima l'ambito dei miti, delle leggende, e diciamo che la Bibbia, visto la sua antica storiografia, diciamo, veramente va molto indietro nel tempo, e quindi accenniamo pure anche a questo aspetto. Sì, io ci tengo a leggere queste quattro righe della Genesi, giusto per far capire le implicazioni che ammettere la presenza di questi giganti comporta. Non solo, diciamo, quello di abbiamo sbagliato, dobbiamo rivedere tutto, ma anche qualcos'altro. Allora, Genesi 6, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sopra la faccia della terra e furono nate delle figliole, avvenne che i figli di Dio videro che le figliole degli uomini erano piacevoli, se ne presero per mogli tra tutte quelle che più a loro piacquero. Allora il Signore disse: il mio spirito non durerà per sempre nell'uomo, perché egli non è che carne, e i suoi giorni saranno di 120 anni. C'erano i giganti sulla terra a quei tempi, ed anche dopo, quando i figli di Dio s'accostarono alle figliole dell'uomo, e queste partorirono loro dei figli. Sono questi i famosi eroi dell'antichità. Adesso capirai, Aliano, che ammettere la presenza di questi scheletri giganti vuol dire che questo che è scritto sulla Bibbia è vero. Ma allora sorge una domanda: chi sono i figli di Dio? Allora, i figli degli uomini è evidente, siamo noi, ma i figli di Dio? Che dall'unione dei figli di Dio con le figlie degli uomini sono nati i giganti e gli eroi. Questo giustificherebbe anche tutta la mitologia greca, tutti questi eroi, perché questi eroi, questi semidei, nascono dall'unione di un dio con una donna mortale o di una dea con un uomo mortale. E qui ritorniamo ancora ai figli di Dio, le divinità che si uniscono con gli umani e nascono questi giganti. Decisamente a me incuriosisce fuori delle maniere sta cosa qui, però mi immagino nel 1800, quando imperava il materialismo, quando partiva alla grande nel 1900 l'ateismo, con cui bisognava negare assolutamente, l'uomo deriva dalla scimmia e basta, Darwin, tutta questa... dover dire no, c'erano i giganti, ma da dove vengono sti giganti? Non certo dalle scimmie. Cioè, questo sconvolgeva completamente tutta la teoria che stava nascendo sul materialismo, sull'evoluzionismo, sull'origine animale e basta dell'uomo. Questo sconvolgeva completamente tutto e doveva in qualche modo essere nascosta, perché crollava tutta una credenza, tutta una struttura di pensiero. Senti,
Queste sono delle conclusioni sicuramente molto logiche. Io ritornerei un attimo a guardare un quadro generale della presenza di questi scheletri. Abbiamo visto nel Nord America, un poco nel Sud America, abbiamo visto in Sardegna, hai notizia di altri reperti per aggiungere proprio materiale a quanto abbiamo detto finora in qualche modo. Certo, qui non stiamo, vi parlo adesso del nord del Galles, su un'area che si eleva a 220 metri sul mare, che guarda il Mar d'Irlanda. Qui ci sono delle miniere dell'età del bronzo. Quindi stiamo parlando 3500 avanti Cristo, massimo 1200 avanti Cristo, quello era il periodo dell'età del bronzo. Questa è una zona, la città costiera, questo è gaelico, per cui vediamo se riesco a leggerlo, Llandudno del Galles, prendiamolo così. Le miniere hanno un nome, il posto ha un nome, si chiama Gritorme. E qui, cosa interessantissima, non sono state esplorate tutte ancora. Hanno esplorato 6 chilometri di queste miniere. Hanno individuato 9 livelli di miniera. Per essere dell'età del bronzo, è un'organizzazione non da poco. Tra l'altro stimano che hanno portato via oltre 1700 tonnellate di rame da queste. La cosa più sensazionale, secondo me, è che in queste miniere hanno trovato 2500 mazze di fabbro. E queste mazze, alcune di queste mazze, non tutte, quelle diciamo più pesanti, pesano 29 kg. Adesso, se ti è mai capitato di lavorare con una mazza con i cunei o per abbattere un muro, quelle che si trovano in commercio sono 5 kg, ce ne sono anche da 10 kg, ma non so chi riesce. Capirai che lavorare con una mazza da 29 kg, cioè, e il manico hanno stimato che doveva essere di 2 metri, adesso chi è un uomo anche alto 1,80 m, quindi di corporatura massiccia, che gestisce una mazza da 29 kg con un manico da 2 metri? Questo qui, e tra l'altro, quando tu prima mi parlavi dei massi ciclopici, no? Io ho pensato anche ai menhir, a queste pietre messe nei terreni che sono di 3 metri, 4 metri, sono belle grandi. E ho pensato anche, io e te, una colonna di 20 centimetri di diametro e di 1,50 m, 1,60 m di altezza, riusciamo a maneggiarla, a spostarla? Chiaramente un menhir che arriva a 3 metri e ha il doppio di larghezza, il triplo della nostra colonna, non ce la facciamo, ma degli ipotetici umani alti 3,5 metri, non è così impensabile che riescono a maneggiare queste dimensioni, perché dobbiamo ragionare anche in questi termini. Certo. Adesso che hai parlato del Galles, ci sono anche là vicino le grandi costruzioni di Stonehenge, e più in giù, diciamo nella zona nord della Francia, della Bretagna, mi ricordo una zona, Carnac, veramente si trovano dei menhir ciclopici. E in qualche modo, adesso che usiamo anche questo termine, in Grecia, anche qui Omero, è vero, avevi accennato prima a Troia, che poteva essere una città mitica, ma abbiamo capito che non lo è. Omero fa riferimento nel viaggio di Ulisse nell'Odissea a Polifemo, a un ciclope, e non era l'unico ciclope, Polifemo, e quindi la presenza di grandi strutture, la presenza di questi miti, di queste terminologie,
energie, dovrebbe spingerci in qualche modo a trattare questo tema in modo forse più serio. La Bibbia parla anche, mi avevi accennato una volta, alla figura di Golia anche, e anche su questo forse c'è da dire qualche cosa, perché la Bibbia non solo porta l'argomento che hai citato tu prima, ma anche altri punti come quello del gigante Golia. Sì, certo, lì è interessante anche perché la Bibbia dà misure con una precisione, sai come quando ha dato le misure dell'arca, non si limita a descrivere grande, possente, ma dà proprio delle misure. E su Golia è interessante vedere che dice che è alto 6 cubiti e un palmo, che corrisponde, qui ci sono due tipi di cubiti all'epoca, quindi dobbiamo prendere tutte e due le misure, quindi andiamo da un minimo di 2,74 a un massimo di 3,16 m. Però altre cose sono interessanti, tipo la lancia. La punta della lancia, la Bibbia dice che pesava 600 sicli, che corrispondono pressappoco a 7 kg. Una lancia con la punta che pesa 7 kg, hai idea? Ma un'altra cosa interessante è la corazza, che poi era una corazza solo del busto. Non era una corazza tipo quelle medievali che prendevano tutto, era solo il busto, e quella pesava 5.000 sicli, cioè intorno ai 55 kg, 60 kg. Tieni presente che le armature medievali intere, quelle più pesanti, arrivavano a 30 kg. Questa invece copre solo il busto e solo lei pesa 60 kg. Puoi immaginare chi poteva portare cose di questo peso. Allora Gian Pietro, attento, noi stiamo arrivando a conclusione del tempo a nostra disposizione. Io ti volevo chiedere un pensiero di fondo su tutto quello che hai approfondito, o magari di dirci ancora qualche cosa che magari io non ho saputo domandarti e che in realtà tu trovi interessante su questo argomento. Sì, volevo accennare un po' all'Egitto, che lì c'è veramente tantissimo materiale, però voglio, visto che il tempo è limitato, accennare soltanto a un articolo sulla rivista tedesca Bild, comparso nel 2012, dove si racconta di un gestore di locali svizzero, che però aveva dei locali al Cairo, che nel 1992, mi sembra, vediamo un po', giusto per non dire una cosa per una, no, 1988, si recò in Egitto per affari e lì venne avvicinato da un agricoltore, che ufficialmente era un agricoltore, ma era noto per essere stato un ex tombarolo, quindi che andava a portare via reperti preziosi dalle tombe. E gli mostrò un dito mummificato. Il tipo voleva fotografarlo e questo qui non voleva. Alla fine dovette pagare $300 per poter fare delle foto a questo dito. Questo dito misurava 33 centimetri, 40 centimetri. Qui ci sono le foto. Il tipo aveva fatto fare anche una radiografia al dito, per cui e dopo lui se ne tornò in Svizzera, stranamente diede alla stampa le foto e la notizia parecchi anni dopo, perché il Bild la pubblica nel 2012. A questo punto tutti, gli interessati tornarono in Egitto in cerca di questo personaggio, ma di questo non si sapeva più nulla, scomparso. Sono rimaste le foto, che sono state analizzate da esperti fotografi, quelli che individuano se sono delle elaborazioni o cose del genere, sono vere tutte quante, quindi non si può dire niente. Esiste, è esistito un dito di 37 centimetri, di 40 centimetri, che adesso
fai le debite proporzioni, guardiamo le nostre dita quanto lunghe sono e immaginiamo quanto grande poteva essere questo, questo personaggio qui. E questo, con questo diciamo possiamo chiudere, perché qui c'è una foto, qui ci sono documentazioni, qui non si può dire niente su questo fatto. Allora, innanzitutto grazie della tua presenza, della disponibilità, di tutte le informazioni che ci hai dato, Gian Pietro, e speriamo di poterti risentire anche su altri argomenti con la puntualità che ti è sempre contraddistinto. Scusa Alviano, volevo solo dire un paio di cose, l'hai già detto tu, ma la conferenza che farà il ricercatore Pier Giorgio Caria sarà sicuramente molto interessante, perché anche Pier Giorgio porta sempre materiale audiovisivo, quindi foto, filmati, per cui per chi è io spero di aver instillato un po' di curiosità alle persone e colgano l'occasione di andare a sentire Pier Giorgio il 28 di aprile, perché ne vale la pena. Scusa Alviano, ma ci tenevo a dire questo. Sì, possiamo ricordare questa conferenza, I giganti sulla Terra, la verità occultata. Pier Giorgio Caria farà la conferenza appunto il 28 aprile alle ore 15:30 al CA Bruniera di Villa Varda. E, non lo so, la cosa che mi viene da dire come sguardo generale sulla nostra società rispetto a quello che abbiamo detto, perché dobbiamo sempre riportare qualche cosa al nostro vissuto. Quello che mi sento di dire io dopo quanto abbiamo ascoltato è che dobbiamo sempre approfondire le cose, perché in qualche modo non viviamo veramente in un diciamo in un contesto umano globale veramente democratico, veramente trasparente, che aiuti a crescere, che aiuti a capire, ma ci sono sempre dei freni, delle dighe, delle porte sbarrate. E comunque queste cose, questi ostacoli dovrebbero essere vissuti come uno stimolo a darci da fare, ad approfondire e ad ampliare le nostre conoscenze e il nostro sapere, perché d'altronde si agisce in base a ciò che si sa. Allora, io adesso ringrazio quanti ci hanno ascoltato, grazie Gian Pietro per il tuo intervento. Grazie a voi, un saluto a tutti. Un buonasera anche da Pialviano, linea a Massimo Bonella e Radio Saiuz. Buonasera. Dunque, riprendiamo la linea qui non da Radio Saiuz ma da Venezia, dalla testata pianeta Oggi TV. Radio Saiuz, la trasmissione l'avete fatta voi adesso, quindi adesso abbiamo la parentesi delle notizie, più che altro degli aggiornamenti. Innanzitutto c'è in arrivo un'ondata di maltempo, le zone colpite per quanto riguarda il nord-est saranno il Trevigiano e tutto il Friuli. Si parla anche di forti nubifragi accompagnati con delle grandinate e neve in montagne, quindi anche un abbassamento della temperatura. Giriamo pagina, andiamo velocemente. Radio Saiuz TV, lo ricordiamo, sbarca nel digitale terrestre tutte le sere sulla frequenza del MUX 60 da Piancavallo di Telemare Gorizia TV. Potrete assistere i telegiornali, rassegne stampe curate dall'editore di Radio Saiuz, vale a dire Rosario Moreno. Naturalmente Telemare, lo ricordo, ospita anche il nostro settimanale, e a proposito di quest'ultimo vi segnalo tra pochissimi minuti, vale a dire a partire dalle ore 20, sarà in onda anche sull'emittente, sulla storica emittente televisiva in digitale terrestre, ieri in analogico, oggi in digitale terrestre, Teleidea di Chianciano,
che per coloro che la seguono dalla Toscana, cioè vale a dire dalla Versilia fino a Chianciano Terme, possono sintonizzarsi sul canale, sulla frequenza 190 da Monteserra, mentre per coloro che ci seguono dall'Umbria, più precisamente dalle province di Perugia, Lago Trasimeno, Terni, poi rientrando in Toscana dalla parte ovest, Monte Amiata, eccetera, quindi fino al Grossetano, possono, scusate, fino alla Val d'Orcia inclusa, possono sintonizzarsi sulle frequenze, sempre quelle storiche di Teleidea. Prossimamente vi segnalo una puntata speciale del nostro settimanale dedicata a un tema molto scottante: soldi, inganni e truffe, e tutte le tecniche associate a questa situazione. Lo faremo tratteremo questo argomento in compagnia con il dottor Elio Grandi, in arte il mago Alexander, che ricorderete tutti, molto noto della televisione italiana, perché ha lavorato per diversi anni nel programma Domenica in. Poi ancora, vediamo, quindi appuntamento con questa tematica, soldi, inganni e truffi, prossimamente nel nostro settimanale. Poi vediamo se abbiamo delle novità dell'ultimo momento, non ce ne sono. Diamo allora un ultimo sguardo alla nostra testata, alla home page, breve rassegna stampa. A taglio primo, un'edizione del nostro settimanale Pinetologi Reporter. Questo numero parla dell'arte per la tutela dell'ambiente. Da Pordenone Centro, intervista all'artista Gabriella Gonella con Cristina Gattel per la difesa degli alberi del suo quartiere, della sua strada che passa davanti a casa sua. In effetti c'è l'idea di volerli togliere. Poi ancora in secondo piano abbiamo un articolo molto importante scritto da un altresì importante giornalista, Giorgio Almendras, dal titolo Seminario antimafia in Argentina, obiettivi comuni, ma l'Italia si appella all'assoluta indipendenza della magistratura. Poi andiamo rapidamente, la freccia curata da rubrica curata da Margherita Furlan, giornalista indipendente da Roma che collabora anche con noi. Poi a seguire i tre speciali importantissimi dedicati all'orrore delle foibe. 19:57, tra pochissimi minuti, precisamente fra due minuti, ci vediamo a Teleidea di Chianciano. Un saluto dunque a tutti gli ascoltatori che ci seguono dalla Toscana. Un saluto a voi gentili signore e signori che siete sempre presenti a Radio Sales. Io saluto anche la regia centrale a Treviso, Rosario Moreno, a cui ridò la linea nuovamente per la programmazione in streaming. Buonasera a tutti. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.